Ragazzi, bentrovati. Oggi vediamo in questo video un programma e delle varianti per allenare le skills, le planche ed il front lever, partendo dal livello base fino ad arrivare a varianti di livello intermedio. Come già detto in altri video, è importante allenare le skills sin da subito, sin dai primi approcci al calisthenics, proprio perché le prime propedeutiche per queste skills contengono anche quegli elementi per costruire delle solide fondamenta a livello di condizionamento, a livello di struttura muscolare, proprio per poi nel tempo arrivare a sopportare degli stress e dei carichi più importanti. Con il nostro coach Beppe Russo di Calisthenics Torino vediamo alcune varianti partendo dalle planche e dal front lever. I primi approcci per il front lever in particolare si svolgono a terra proprio per rinforzare il core. Dopodiché, unitamente anche un po' allo sviluppo delle trazioni alla sbarra, si può cominciare a lavorare il front lever in via più diretta, affrontando delle varianti statico-dinamiche, proprio come vediamo in questi video eseguire dal nostro coach. Anche per le planche, dopo aver affrontato, superato i primi approcci di semplici tenute in plank, si può poi cominciare ad andare a lavorare su delle varianti dove si inizia a cominciare a stressare anche la spalla, andando a lavorare su quegli angoli sbilanciati in avanti, proprio come avviene nelle planche definitive. Qua vediamo una prima variante incamminata, molto utile ancora per lavorare sul core e molto adatta ai beginner. Poi degli approcci decisamente più avanzati, che vanno già bene a livello intermedio, prevedono degli approcci statico-dinamico, e poi sempre questa è la logica migliore per lavorare su una skill statica, lavorare in maniera mista, quindi non solo impuntarsi sul lavoro statico, ma entrare nella tenuta statica con delle varianti dinamiche. E qua vediamo due o tre esercizi mostrati dal nostro coach. Ti consiglio di affrontare tutte queste varianti, puoi anche metterle tutte quante in un unico allenamento, quindi in tal caso andrai a eseguire tre serie per ognuno. Ovviamente le varianti più facili le usi come serie introduttive, per poi andare verso varianti più avanzate proprio nell'ordine in cui te le proponiamo. Quindi se le metti tutte in un'unica seduta, ti consiglio di eseguire tre serie per ognuna, mantenendola eseguendo per una ventina di secondi, o mantenendo, se si tratta di una posizione statica, per 20-30 secondi. Viceversa, puoi decidere di usare un'unica variante per ogni allenamento, quindi in quel caso ti consiglio di eseguire molte più serie, visto che ti concentri su un'unica variante, quindi almeno 6-7 serie. Bene, con questo è tutto, spero di averti dato degli spunti utili, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!